Sì, notizia molto grave, non è stata ancora ufficialmente confermata dagli organi, dai vertici di Unicredit, sono usciti alcuni articoli di stampa a firma di alcune organizzazioni sindacali. La notizia per me è davvero molto grave per le ripercussioni negative che la chiusura dell'unico sportello bancario altavillese potrà avere sull'economia locale e sulla collettività in genere. Peraltro, vedete, Altavilla sta vivendo in questo momento uno, credo, dei periodi più drammatici e tristi della sua storia economica e sociale. Ha subito di recente l'ignominia dello scioglimento per infiltrazioni mafiose dei suoi organi elettivi e con le intuibili ripercussioni negative non solo sull'economia ma anche sull'immagine del paese, immagine che faticosamente noi altavillesi, l'amministrazione in testa, ma devo dire tutto il tessuto sociale, stiamo cercando di recuperare. E quindi io credo che un grande istituto di credito come appunto Unicredit, che peraltro ad Altavilla in periodi migliori dell'economia ha realizzato anche importanti ritorni economici, importanti utili, dovrebbe stare accanto alla comunità altavillese in questo momento, perseguendo finalità non solo economiche, che peraltro sono anche sicuramente concrete, ma anche finalità di natura etica. E quindi, come dire, io rivolgo un appello agli organi di Unicredit, ai vertici di Unicredit, da cui, ripeto, ho chiesto di essere sentito, proprio perché rivedano se è fondata, e pare che sia fondata, questa decisione. Io credo di sì, voglio essere ottimista, lo sono per natura, so che comunque, ripeto, non per blandire l'istituto, perché mi attendo da loro una rivisitazione della decisione forse presa, ma perché credo che sia davvero Unicredit un grande istituto, che saprà fare bene i suoi conti, e quindi credo che saprà operare la scelta migliore. Peraltro ho evidenziato in quella lettera qualcosa che forse magari è sfuggita a chi ha preso questa decisione, cioè Altavilla non è un piccolissimo paese, Altavilla è un paese con 8.000 residenti che diventano 25.000 nel periodo estivo, con uno dei più rinomati santuari di culto mariano della Sicilia, quindi non è un piccolo paese, è un paese in cui credo che l'economia e il rilancio turistico su cui noi puntiamo e su cui speriamo però concretamente possa dare anche alla base anche un importante ritorno economico e poi un servizio ai cittadini. Ripeto, Altavilla ha un solo sportello bancario, ci sono anziani, ci sono pensionati, ci sono persone che avranno difficoltà a spostarsi, per cui ripeto, Unicredit, se la scelta è di natura economica, credo che risentirà un danno economico non indifferente. Unicredit gestisce il servizio di tesoreria dell'amministrazione comunale, per esempio, intanto non è cosa da poco far sentire la propria voce in maniera autorevole, in maniera perentoria, col supporto naturalmente di tutta la cittadinanza. Dopodiché in concreto, ovviamente, laddove Unicredit dovesse effettivamente realizzare questa scelta, che io ritengo, ripeto, sbagliata su tutti i profili, è chiaro che l'amministrazione dovrà adoperarsi per cercare altro istituto di credito che vorrà invece credere nelle potenzialità di Altavilla. Mi sorprende che Unicredit, che ha già operato in questa realtà, non si renda conto invece che le potenzialità di Altavilla sono comunque notevoli. Peraltro volevo dire, è vero è che ormai si punta molto sul home banking, per cui diciamo che le operazioni di sportello si sono sicuramente ridotte, però le operazioni di consulenza, di supporto al cittadino sono invece da valorizzare. Se io devo stipulare un mutuo, se io devo chiedere il supporto della banca per un'attività imprenditoriale, economica, eccetera, è chiaro che non utilizzo il computer ma mi presento allo sportello. E poi Altavilla ha un tessuto sociale molto eterogeneo, ci sono anche molti anziani che, devo dire, non hanno particolare dimestichezza con le tecnologie moderne. Yeah.